Michele Placido, allora, Foggia per tenere a battesimo Daunia Comics, prima edizione di questa fiera del fumetto che lei accomuna all'arte del cinema, insomma. Penso che sia una manifestazione che sorprenderà, ci sorprenderà nel futuro, perché ci sono soprattutto i protagonisti, sono i ragazzi. Dove ci sono i ragazzi il passaparola è facile, perché comics vuol dire fumetto, vuol dire anche arte, arte moderna, arte contemporanea, e i ragazzi comunicano molto attraverso il fumetto. Chi ha avuto l'iniziativa veramente ha fatto una cosa eccellente. L'anno prossimo potrebbe esserci il gemellaggio con Lucca Comics Festival, che è il più grande, il terzo festival a livello mondiale, e non mi sorprenderei di trovare finalmente la fiera di Foggia piena finalmente di un evento importante, ormai abbandonata, e questo fa bene alla provincia investire su questo, su questa idea, su questo movimento che ormai è coinvolto già da quest'anno, come vedete, tanti ragazzi, tante maschere, veramente una capacità notevole, e i partecipanti hanno, penso che hanno lasciato il segno. Ma so il presidente cosa ne pensa di questa prima idea, di questa prima edizione. Io sono rimasto sorpreso. Sì, segnali incoraggianti. Io credo che è una manifestazione destinata a crescere, crescerà con l'aiuto di Michele e delle istituzioni democratiche, dei foggiani, della città si dà l'occasione e della Foggia, capitanata. Foggia risponde, certo. Ma qui è perché rispondono i giovani, questa è ancora. Placido non voleva essere solo una provocazione quella di fare una fabbrica del fumetto, del cinema di animazione a Foggia, o no? No, è proprio un fatto che anche il fumetto è un modo di comunicare fra i ragazzi, molto più probabilmente per i ragazzi. Chi dovrebbe farla però? Perché questa è un'idea affascinante, però chi dovrebbe adoperarsi per mettere su questa fabbrica del cinema di animazione a Foggia? Certamente la provincia questa sera ha assunto un impegno che intende mantenere. Noi abbiamo degli strumenti per poter dare una mano a questi ragazzi e siamo fermamente intenzionati a dar da subito vita a una iniziativa forte a sostegno di queste intelligenze e di questi talenti.